Buongiorno a tutti, sono felicissima di essere qui e anche onorata. Ho tipo i brividi in questo momento, giuro. Malgrado il caldo dell'estate, Ho perché i brividi perché ho l'onore e la responsabilità di presentare Nicoletta nel suo stesso format. Allora, di Nicoletta cosa si può dire se non che è speciale? Se non che è speciale, che è una professionista, secondo me, una delle migliori d'Italia nell'ambito della psicoterapia e della mindfulness. Io lo dico con certezza proprio cristallina, cristallina. Ha una preparazione infinita e una generosità che credo molti di voi sappiano, davvero senza pari, nel modo in cui condivide in modo attivo, quello che studia, quello che sente, in modo tale che questa pratica possa davvero risuonare nel maggior numero di persone possibili. E credo che in quest'ottica si collochi l'ultimo dei tanti libri di Nicoletta, edito da Gribaudo, Mindfulness in 5 minuti. Mindfulness in 5 minuti, pratiche informali di ordinaria felicità. E allora mi ricordo, Nicoletta, che qualche mese fa, parlando insieme, tu mi dicesti: sai che però questo titolo, Mindfulness in 5 minuti, ma tu cosa ne pensi? Perché io non saprei, potrebbe essere un po' frainteso. Oggi che libro è uscito proprio con quel titolo, come ti senti e cosa ne pensi? Allora, guarda, io devo dire che una parte di me, come sapete, io ho questa convinzione che siamo formati, che conteniamo moltitudini. Poi adesso lo dice anche Bob Dylan, oltre a Walt Whitman, quindi sono a posto. Allora, una parte di me è una parte molto ribelle, una parte di me è molto disciplinata, una parte di me è veramente molto ribelle. E quindi fa molta fatica a rispettare le regole. E soprattutto non amo la formalità, cioè quando si entra nel dire bisogna fare quella cosa per tot tempo, bisogna farla in quel modo, bisogna farla seguendo quei criteri. Allora, Mindfulness in 5 minuti è un titolo provocatorio in cui la mia parte ribelle sfida la mia parte disciplinata. E l'invito che voglio fare con questo titolo, che nel tempo poi invece ho apprezzato moltissimo, è a considerare che la mindfulness non richiede tempo, ma richiede presenza. E che per questa ragione non abbiamo mai un problema di tempo. Abbiamo un problema di presenza, cioè a volte vogliamo evitare di essere presenti, questo sì. E quindi è un titolo provocatorio che però ha messo insieme queste due anime che io ho. La disciplinata si è sentita soddisfatta della risposta che la mindfulness è presente. E la ribelle ha detto: oh, posso portare la mindfulness nella vita quotidiana in qualunque momento. Fantastico. Lascio la parola a Giuseppe Coppolino, ad Andrea Vitullo per la loro domanda alla nostra, oggi la facciamo nostra, alla nostra Nicoletta Cinotti. Sì, io volevo iniziare dicendo due cose, riallacciandomi a quello che diceva prima Carolina, non solo per la stima che abbiamo tutti noi per Nicoletta e di tutto quello che ci sta offrendo in questi anni, ma io trovo che Nicoletta, altro che la nostra Pema Chodron, il nostro Kabat-Zinn, cioè noi non abbiamo più Posso bisogno. essere la vostra Patti Smith? Patti Smith, vedi che la ribelle viene fuori, eh? Cioè, noi non abbiamo più ormai bisogno di dover leggere solo e esclusivamente quei testi. Abbiamo te che sei, secondo me, cioè, ci sei tu, non c'è più bisogno sempre di fare collegamenti a chi è venuto, non so, prima di noi, eccetera, eccetera. Quindi questo è per la stima profonda che abbiamo nei tuoi confronti. Allora, nel libro ci sono tantissimi punti di entrata. Questa è la cosa che mi viene da dire. La grande offerta che ha questo mindfulness in 5 minuti è i tanti punti di entrata. Quindi,
rispetta moltissimo, a mio parere, quello che è il sentire del lettore, perché il lettore, che ne sappiamo noi dov'è? Che ne sappiamo noi che cosa gli parla, cosa gli comunica, cosa gli risuona? E quindi tu ci dai la possibilità di entrare laddove noi sentiamo che è arrivato il momento per noi di, non so, stare di più dentro un certo tipo di parola, di bagliore che tu dai. Allora io voglio fare questa domanda a te e dirti, se tu fossi una lettrice oggi, e quindi mettiti proprio nei panni non di colei che ha scritto questo libro, ma che lo prende in mano, cos'è che ti risuona in questo passaggio, momento della tua vita, di più? Che cos'è che ti catturerebbe di più del tuo libro? Da dove entreresti? Questa è la domanda che ti faccio. Sì. Allora, entrerei dal test sulla felicità. Cioè, okay. Entrerei dalla parte finale del libro, in cui c'è questo test di autovalutazione. Non è un test inteso in senso tradizionale, validato scientificamente, però è un'esplorazione che ci permette di mettere insieme i tanti ingredienti della nostra ordinaria felicità, e inizierei da lì e inizierei a coltivare le parti che sono più complicate attraverso la pratica. Questa è la prima cosa che farei. Quindi inizierei dalla fine, perché la fine mi dà una mappa per capire come mettere insieme sia pratica formale che pratica informale. E poi ti ringrazio di aver citato Pema Chodron e i tanti punti di entrata, perché il libro può essere proprio aperto a caso. C'è stato un piccolissimo libro di Chogyam Trungpa, che era il maestro di Pema Chodron, che io ho amato tantissimo e che tengo sempre con me, dovunque vado me lo porto dietro, che si chiama Un oceano di Dharma. Ed è un piccolissimo libro che si apre a caso, e tutte le volte che lo apro a caso trovo veramente il punto d'ingresso di quella giornata. Quindi grazie per questa citazione di famiglia. Ecco, la cosa bella, io preciso, è questa possibilità di entrare a caso nel libro, che veramente è importante di dire ai lettori, no? Perché mettere in condizione le persone di sentirsi di non dover per forza prendere tutto, ma di prendere quello che in quel momento anche un po' il caso e il caos cosmico gli destina. Ecco, questo è. E su quel test voglio dire ancora un'altra cosa. È bellissimo, non bisogna fare la somma dei numerini, ma basta prendere quelle che sono le aree in cui il numero è stato più basso. Io l'ho fatto. E devo dire, l'ho trovato anche immediato, non mai giudicante, che questa è un'altra cosa molto bella, no? Che nei test si rischia a volte. Grazie Andrea. No, io, dopo tutti gli elogi che ti hanno fatto, Nicoletta, vorrei dire una cosa che ti possa riportare un attimo sulla terra. Vorrei tranquillizzare tutti sul fatto che sei umana. Qualcuno ogni tanto me lo chiede, ma Nicoletta come fa? Cioè, scrive libri, scrive articoli tutti i giorni, fa i corsi online. Cioè, volevo tranquillizzare sul fatto che anche tu sei umana, in carne ed ossa. E anzi, oggi abbiamo iniziato per colpa tua con 10 minuti di ritardo, quindi a tranquillizzare anche il lettore. Assolutamente. E se vi presentassi mio marito e mio figlio, avreste molte, molte più informazioni sulla mia umanità. Direi che di informazioni sulla tua umanità ne possiamo trarre tantissime da questo libro, che in effetti, come diceva prima, come dicevate sia tu che Andrea, è un libro da tenere sul comodino e non da leggere dall'inizio alla fine, a mio modo di vedere. Cioè, la lettura tradizionale è in qualche modo sconsigliata, a mio modo di vedere, ma quasi suggerito quello che diceva Andrea, di aprire a caso e vedere che cosa mi porta e vedere cosa mi risuona rispetto a ciò che leggo in maniera del tutto casuale in quel momento. Detto questo, io vorrei farti una domanda su un tema molto tradizionale rispetto alla pratica di mindfulness, che è quello dell'attenzione. Qui in uno dei tuoi box definisci l'attenzione come un contenitore. È un'immagine che io e Andrea, soprattutto Andrea, devo dire, utilizza molto quando ci troviamo in azienda. Quello del contenitore è un, diciamo, della metafora del contenitore, per parlare dell'attenzione,
è un'immagine che usiamo spesso. Ecco, ed è un contenitore sempre pieno, sempre sull'orlo e sempre di che deborda. Allora, la mia domanda rispetto proprio a un libro che va preso a piccole dosi, va dosato nella maniera più attenta, la mia domanda è questa: come possiamo noi che ci occupiamo di pratica di mindfulness fare in modo che le persone possano avvicinarsi alla mindfulness in un modo tale per cui questo contenitore si svuoti e non si riempia? Cioè, come possiamo far sì che non si corra il rischio che la mindfulness non diventi un ulteriore contenuto anziché la modalità che ci permette di svuotare il contenitore? Ma questo è molto legato al modo con cui le persone trattano, no? L'esperienza, perché se una persona la tratta in modo performativo, qualunque cosa diventa uno stress. Ieri sera parlavo con una partecipante al protocollo, un ingegnere, una donna molto acuta, che diceva: beh, quindi se io faccio così, quindi raccolgo con attenzione tutti gli stimoli, poi posso regolare la mia risposta emotiva. Questo sembra apparentemente un buon modo di intendere la mindfulness, in realtà è trasformare in controllo la pratica di mindfulness. E questa è la ragione per cui nel libro io parto dall'attenzione e non dalla definizione di consapevolezza, perché in realtà tutte le volte in cui noi utilizziamo l'attenzione rischiamo di scivolare nel controllo e rischiamo di scivolare anche in una sensazione di pericolo, perché noi siamo più attenti quando ci sentiamo in pericolo. Quindi è importante proprio nel condividere la pratica, e non a caso anche voi nel vostro libro parlate dell'attenzione, sottolineare l'importanza di saper passare da tutti e tre i nostri tipi di attenzione: concentrazione, attenzione selettiva, consapevolezza aperta, che poi nella mindfulness è shikantaza, no? Perché altrimenti noi rischiamo di alimentare gli aspetti di concentrazione o gli aspetti di attenzione selettiva che sono molto performativi. Quindi è molto importante rendersi conto che noi abbiamo bisogno di muoverci su questi tre livelli e padroneggiare l'attenzione in questi tre modi. Se un nostro praticante, un partecipante a un MBSR, è molto sulla concentrazione, noi sappiamo che la sta usando in maniera performativa ed è importante invitarlo a non farlo. Un'altra cosa, io uso questo riferimento, no, che dice che la consapevolezza sono le sensazioni fisiche, le sensazioni emotive, i pensieri, e che se siamo segregati da uno solo di questi aspetti non siamo davvero consapevoli. Questo è vero anche per l'attenzione. Imparare a essere concentrati è facile, ci sono un sacco di trucchi per farlo. Ma la regina della pratica è shikantaza, cioè una consapevolezza aperta che integra tutti e tre questi livelli di attenzione, ed è quella che noi abbiamo bisogno di tenere attiva quando siamo nella vita quotidiana. Nella vita quotidiana noi abbiamo bisogno di essere concentrati in quello che stiamo facendo, capaci di selezionare gli stimoli importanti e essere aperti. Quindi è proprio un punto fondamentale anche per capire a che punto sono le persone che partecipano ai nostri programmi. È molto intimo il tema dell'attenzione. Poi tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di qualcuno che ci ha detto, rimproverando: stai attento. Quindi. Ma non ci ha insegnato come farlo, però. No, purtroppo ci insegnano poco come farlo, e infatti questo è un altro dei grandi temi che può permettere di portare la mindfulness in ambito educativo con grandi risultati. Posso fare una domanda ancora, sì. Nicoletta? E un altro tema che è carissimo anche a me e a Giuseppe, e che tu esplori molto 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 bene, è il tema dell'intenzione. Esatto. Quindi in che modo portiamo
le intenzioni. L'intenzione, senza che ce lo ripetiamo tra di noi, è questo senso appunto di grande apertura, gentilezza, possibilità, no? Di tutte le possibilità. Però tu, all'interno di questo tema, proponi anche un'altra cosa. E cioè tu dici, dedicare l'intenzione. Puoi spiegarci meglio che cosa intendi nel dedicare un'intenzione? Allora, prendiamo intanto una piccola definizione di intenzione, è quello che è la nostra motivazione interiore, no? Quindi quello verso cui tendiamo, che non sappiamo se realizzeremo. È qualche cosa di simile a quello che noi facciamo nella pratica di metta, no? Perché nella pratica di metta, per esempio, noi mettiamo l'intenzione di poter essere felici. Certo. Di poter essere felici per gli altri. Però io ho capito una cosa delle persone, ho capito che questa cosa è vera anche per le persone più egoiste del mondo. A noi non basta fare solo per noi. Noi abbiamo bisogno di avere uno scopo, quindi un'intenzione, che sia un po' più grande di noi. E perché sia un po' più grande di noi, la nostra intenzione va dedicata. Quindi magari io voglio essere più consapevole, perché, e questa è la mia intenzione, e la dedico a mio marito, che non voglio maltrattare. Oppure la dedico ai miei colleghi di lavoro, con i quali voglio passare bene le mie ore lavorative. Oppure la dedico alla felicità di mio figlio o alla mia felicità, però a qualche cosa che è un po' più grande di un interesse strettamente personale, perché noi siamo nobili. Noi siamo nobili e tutto quello che ricorda la nostra nobiltà è più intensamente realizzabile. Quindi è un richiamo alla nostra nobiltà. Quando qualcuno compra il libro, no? Ci chiede una dedica, che è un modo per chiederci, aiutami a fare un passo oltre quello che io pensavo. Abbiamo tantissime volte questo richiamo a una nobiltà che ci appartiene. Più la rispolveriamo, meglio è. Nobiltà e dignità. È bello considerare, saperci tutti nobili in qualche modo. Questa cosa è molto, molto realizzativa, no? Anche questo che dici della dedica del libro è vero. Aspirare, donami qualcosa, mandami anche in un altro territorio, che forse quel territorio tu mi puoi aiutare ad esplorare. Bene, e ridiamo la parola alla padrona di casa. Esatto. A Carolina. Ah, la vice padrona di casa... che sa che deve tenere le fila è un tempo, perché poi quando si conversa bene, mi viene da dire, in modo piacevole e arricchente, si potrebbe continuare a distanza, ma una pratica può anche essere quella di dire il tempo è finito, si transita in un tempo diverso da questo. Bene, allora grazie a tutti. E grazie a te, grazie di cuore. Eccolo. A tutti. Ciao. Ciao, ciao. Grazie.